Eccoci amici, benvenuti in una nuova diretta del sabato, che solitamente è la diretta in cui ci seguono di più. È vero. È vero. Che facciamo? Cosa facciamo? Chi lo sa cosa facciamo oggi? Intanto io mi collego, metto dei cuori. Vediamo un attimo. Ciao amici e amiche. E amiche. Vi cuoro. Ciao Andrea! Grande che tra un'oretta lo farai. Ciao Nicola, iniziano un po' a collegarsi. Tra poco arriverà anche Giuseppe, tenetevi pronti. Ciao Luciana. Ciao a tutti amici. Ciao Ottavio, non ti ha accettato l'amicizia dove? Su Facebook? Ma Giuseppe ragazzi usa soltanto questa pagina, questo profilo e il profilo di Instagram, il suo profilo personale di Facebook praticamente non esiste. Prendi un po' d'acqua che... Parlando, ciao Valentino, parlando mi sono... Ci muore la green diretta, no? No, no, mi sono... Ciao Mario, buongiorno! Mi è andata di traverso la saliva. È peggio il caffè. Grande Ilaria! È peggio il caffè di traverso, te lo dico. Prepariamoci! Che tra poco ripartiamo. Grandi, allora mettetevi carichi e pronti. Buongiorno Doriana! Ci siamo. Ehi, buongiorno amici. Buongiorno ragazzi, siamo carichi oggi. Today, sabato. Che bella diretta che abbiamo fatto. Today, sabato. Che bella diretta, stavo dicendo. Mi stai tagliando i miei bellissimi capelli questa mattina. Fai un passo indietro. Vedo una panca, secondo me oggi c'è addome. Leggermi, così sto qua, li leggo un po' anch'io. L'allenamento di giovedì è stato duro. Sto potenziando l'audio del box. Infatti ho preso il fratellino della cassa di quella che ho. Una cosa che ci tengo molto, sembra strano, ma anch'io ho delle fisime a livello proprio di allenamento e quant'altro. Qualcuno di voi probabilmente già lo sa. Però le dico a tutti quelli che ancora non ci conoscono, perché man mano che vado avanti mi accorgo come ogni tanto si infili qualcuno che
No, di nuovo, ma giustamente, così come tu. Qualche new entry. Sì, infatti delle volte mi capita di fare dei sondaggi su Instagram, sulle stories, e qualcuno dice, no, io lui ancora non lo conosco. Ah, no, io quello ancora non lo conoscevo. Dico, ma scusami un attimo. Un attimo che Ottavio mi dice che internet a noi non ci va e si blocca. No, forse il tuo Ottavio, perché a noi internet ci va benissimo. Cioè, io sì, non vedo che si blocca la diretta. No, no, è tutto regolare. Chi la segue vede che si blocca la diretta? No, no, adesso secondo me è regolare, no? Anche regolare. Secondo me. Quindi, ciao Vittorio, ciao Giusy. Mi vedo bene in diretta. Sì, sì, no, tutto ok. Benissimo. Ok, allora, stavo dicendo che praticamente uno delle cose che a me piace molto quando mi alleno è sicuramente la musica. Credo che sia una di quelle cose che... poi succede ogni tanto che mi alleno anche senza musica, eh? Però diciamo che la musica è una di quelle cose che ci deve stare. Non mi chiedete la playlist perché io la cambio sempre, praticamente tengo la stessa playlist, il massimo due allenamenti, poi cambio. Sono un appassionato, diciamo, di musica, mi piace, ma mi piacciono diversi generi, veramente tanti generi, non per niente. Dice che ogni tanto si blocca, ma come? Ma noi siamo ok. Io sono collegato qui, Ottavio, e sta andando. Anche il mio sta andando. Ciao Vittorio Giusy, stavo dicendo questa cosa qua, diciamo... È come se ripetesse i gesti, è un po' strano. Ragazzi, vi giuro che io lo sto guardando da... Allora, ditemi, qualcuno dice va liscio il video, quindi diciamo che forse... Diteci comunque se al massimo la riavviamo, non è un problema, nel caso non andasse bene. Stavo dicendo una cosa molto importante, ragazzi, per me. Io quindi, la sto guardando allora, dal tuo telefono stavo diverso. Stavo dicendo il discorso della musica. Poi io, vabbè, c'ho anche una particolare passione, perché addirittura nei miei anni 15-18... Sì, una palla, ragazzi. Adesso racconta tutta la storia della sua vita. Mi piaceva talmente tanto che addirittura come aspirazione avevo, in quegli anni lì mi ero focalizzato proprio nella musica, volevo fare addirittura il DJ. Poi però ho visto che il mondo della notte non era, stare meglio la notte non era ciò che mi faceva star bene, e quindi ho detto, se lo devo fare come lavoro e poi devo stare sempre sveglio la notte, perché comunque il DJ non è che lavora di giorno, lavora pressoché nelle discoteche, di notte, nei locali, quant'altro, ho detto, non è il mio mondo. Però diciamo, è sempre stata una passione la musica, dove mi ha sempre accompagnato, e diciamo che da questo punto di vista, quando mi alleno, ho reinserito... Ci chiedono se puoi uscire dal monitor della diretta, perché forse sei tu che disturbi la diretta. Dal monitor della diretta? Come dal monitor della diretta? In che senso? No, che tu la stai guardando da lì e forse ci interferisci. Ci danno dei suggerimenti. Ma non ho mai dato fastidio. Vabbè, proviamo a chiudere, dai, chiudiamo. Allora, ditemi adesso, io adesso così non vedo i commenti. Stavo dicendo questa cosa qui. Quindi diciamo che da questo punto di vista, secondo me, la musica è uno di quelli di quei diciamo così, come posso dire, optional aiuti che si possono avere durante l'allenamento. E infatti sto cercando di perfezionare un po' l'audio qua dentro. Ho preso due casse JBL adesso, due casse da 40 watt l'uno, e le metterò praticamente in due angoli opposti, quindi praticamente qua dentro diventa, non dico una discoteca, ma quasi. E poi un'altra cosa importante per me sono gli specchi. Comunque non vorrei dirti, ma non gliene frega niente a nessuno, vogliono sapere cosa si fa oggi. No, non gliene frega niente a nessuno. Gli interessa perché... Scrivono solo cosa facciamo oggi. Adesso vi dirò anche cosa facciamo. Gli specchi, ragazzi, sono importanti perché... Come dicevo anche l'altra volta, durante quell'allenamento dove mi sono tolto la maglia, è importante anche il fatto di guardarsi, di vedersi, perché ci aiuta ad avere ancora più enfasi, più motivazione durante l'allenamento. Sono due cose, io solitamente mi tolgo la maglia e mi alleno a musica a palla, cioè solitamente dico gli allenamenti dove c'è da spingere, da essere motivati. È normale che se devo fare stretching non è che metto la musica a palla, cioè metto una musica soft, ok? E in base anche a quello che andate a fare, d'accordo? Oggi che cosa facciamo? Volete sapere che cosa facciamo? Allora, veniamo da una settimana dove abbiamo fatto, vediamo se la prima attenta. Ragazzi, cazzo, sono già le 12:10. E infatti loro dicono, ma perché parla così tanto? Avete ragione, ragazzi. Allora, che cosa facciamo oggi? Bando alle ciance, oggi quello che vi servirà sarà essenzialmente
Una panca? No, la panca non ce l'ha quasi nessuno. Quindi, una sedia. Una sedia, ok? Vi servirà una sedia. Faremo una versione, tra virgolette, semplificato di un allenamento molto tosto, ok? Posso dire testuale, leggere un commento? Va bene il DJ, va bene gli specchi, ma cosa si fa oggi? Cioè, per farti capire che... Cioè, va bene gli specchi, va bene il DJ, però oggi cosa facciamo? Cioè, capisci vabbè, che cioè, a volte le tue digressioni... C'è anche una parte di storytelling. Vabbè, ragazzi, va bene, va bene. Ci deve essere, ok? Oggi facciamo addome? Chi è che lo dice? No, chiedo io, dalla regia. Sì. Sì. Ok. Quindi okay. Sarà improntato sull'addome. Allora, ma non solo, ok? Andremo a lavorare anche altre parti del corpo. Ragazzi, quando vediamo. Parte il DJ che è in lui, da purtroppo è così. Vediamo da una settimana dove abbiamo fatto lunedì una parte di addome dinamico, ok? Martedì, giovedì ci siamo concentrati a fare sia la parte alta che la parte bassa, quindi abbiamo lavorato sempre i distretti alti e bassi corporei. Oggi andiamo un po' più in staticità, ok? Andando sempre a includere l'addome, però non in maniera specifica, perché ci aiuteranno comunque anche, quindi avremo un 80% addome, un 20% distretti. Chiaro ragazzi? Allora, io vi consiglio di prendere la sedia. Se voi vi sentite molto allenati, io farò vedere il tutto su, praticamente utilizzando la panca che è come se fosse una sedia, non ce l'ho solo in appoggio, ok? Bene. Ma se vi sentite forti e avete fatto già tante dirette con noi, lo potete fare da terra, ok? Perché da terra è più difficile, d'accordo? Siete pronti? Timer. Io voglio sapere se sono pronti. Voglio sapere se sono pronti. Allora, oggi ci saranno un bel po' di plank, tutti diversificati, ok? D'accordo? Sarà dinamico. Pronti? Allora, dimmi se mi vedi, Chris. Ti vedo. Poche chiacchiere e a lavoro, ci dicono da casa la regia. Chi vuole dare 5 euro a Giuseppe perché si è tolto la maglia? Mettete le stelline. Vai, 10. 10 euro. Giù, via, andiamo. Vamos. Posizione statica. Potete usare anche una sedia, se non avete la panca. Assolutamente sì. Vai così. Allora, rimaniamo in questa posizione. Un consiglio, la sedia attaccatela al muro, perché potreste spingervi in avanti. Infatti, e questo non ve l'ho detto, scusate. Allora, la sedia appoggiata al muro, perché io ho la panca ed è molto stabile, non scivola via perché ho anche il tappetino. Ok, da questa posizione lateralmente. Qua, così. Gran parte del nostro peso
viene sorretto da una spalla, un braccio e quindi anche a me, la parte bassa. Cambio, giro. Andiamo lì. Stiamo lì, che devo guardare l'esercizio prossimo. Ok, adesso che cosa facciamo? Andiamo praticamente su tutte e due le braccia e quello che facciamo è questo: stacco, tocco e sedere, stacco, tocco e sedere, stacco, vai, stacco, continuo, stacco, 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 continuiamo, stacco. Mi vedete? Ti vediamo benissimo. Cambio, su, uno, due, siamo lì, tre, qua vi voglio. Sto passando la musica così ragazzi riuscite a sentire bene la mia voce e non vi distraete. Mountain climber, vai. Siamo lì. Lo so, anche le spalle stanno lavorando, Sì. Bene, da questa posizione, uno, due, vai. Non perdiamo tempo, stiamo lì. Concentrati. Ciao Francesco! Vi ricordo, infatti, sto guardando lo specchio, proprio perché sto guardando la mia postura. Siamo lì. Giù con i gomiti. Stesso esercizio. Vai. Vai così. Stiamo resistenza. Resistenza. Dai, su con le mani e andiamo a fare lo Spider-Man, cos'è? È questo qua, vado, uno, vado. Ciao vado. Antonello! Il gomito! Forza con lo Spider-Man! Vado a toccare il gomito con il ginocchio dello stesso lato. Vai! Continuo, ok, vado laterale e questo che è quello che faccio è alzo solamente la mia gamba in questo modo. Dai, stiamo lì. Stiamo, al massimo rallentiamo il movimento, cambio lato, vai dall'altra parte, senza pausa, andiamo, così, è qua che vi voglio, bravi, so che ce la potete fare, Cambio, mano, apro, dai, apro, cambio. Resistenza, questo è uno dei più duri, lo so. Ah.
ragazzi. Ok, pausa di un minuto e poi riprendiamo. Mi do la pausa giusto per capire come sta andando. Datemi un po' di feedback. La Cri mi scrive. Ok, se mi scrive. Vi legge, così mi rispondiamo. Ha detto Antonello che questi esercizi lui li ha fatti con il fisioterapista per dopo un intervento, quindi diciamo ha detto che ha sofferto molto a farli. Possono essere degli esercizi che possono essere inclusi. 30 secondi, però diciamo che hanno la funzione di... Io sento molto le anche, ok? Questa zona qui, perché comunque abbiamo lavorato molto con la parte esterna della coscia. Pochi secondi e ripartiamo, ok ragazzi? Secondo giro. Non gli stessi esercizi, andiamo a cambiare esercizi, Dice che è tosto, difficile tutto di seguito. Lo so. Però... Dai, Laria, una come te. Mario dice che stai esagerando. È per questo che stiamo usando la sedia. Pronti? Vai, andiamo giù. Mario, uno come te. Due. Tre, dai. No, questi sono gli esercizi che quando uno guarda Giuseppe dice vabbè, ma è tutto molto fattibile. Poi lo facciamo noi persone normali e invece... 9, 10, ancora. 1, 2, 3. Mario, tu lo stai facendo la terra, io lo so, per quello è tosto. 1, cambio. 2, guardate, si semplifica molto utilizzando una sedia. Io non vi dico le cose a caso, ragazzi. Se vi ho detto di usare la sedia, un motivo c'è. Ah, continuiamo. Ok, da questa posizione qua alziamo solo le braccia, mantenendo il busto e le gambe giù. Alzate frontali, continuiamo. E fuori l'aria tutte le volte che vengo su. Ah, resisto, le braccia e le spalle soprattutto bruciano, lo so. Da questa posizione quello che faccio è apro, vai, resistenza, apro e apro. C'è anche Francesco Torre che ha una storia bellissima e un grandioso risultato. Bravo Francesco! Ti stai arrivando con noi, Fra? Ah. Io conosco per nome e cognome soltanto i secchioni. Ve lo dico, cari secchioni. Perché i secchioni. Io vi conosco. Ok, laterale ragazzi, su un gomito. Andiamo a fare inclinazione da un lato, via. Inspiro, fuori. Mi raccomando, per chi è appena arrivato, potete farli con una sedia attaccata al muro al posto della panca. Dai, cambio lato e andiamo di là. Ciao Dimitri. Continuo. Ma nessuno ha notato la bronzatura e Giuseppe tutto il mondo? Cioè, io ti ho nessuno vuole dire wow, come sei bronze. Nessuno? Cambio sulla mano, inclinazioni. Oggi mi sono riempito di... Cioè guardate che lui si cura moltissimo per fare queste dirette, il cappello... E la depilazione. Oggi mi sono messo la crema a protezione. Dai. Ah. Comunque... Ah, Francesco oggi guarda solo. Ah, oggi fai lo spettatore. Ah. Dai, avrai il tuo allenamento. Cambio. Francesco ha avuto un grandissimo risultato perché aveva un perché forte connesso alla storia della sua famiglia. Quindi a volte la famiglia ti spinge verso il miglioramento. Dai, così. Ah. Ah. Ah.
Forza Ilaria! Ok ragazzi, su gomiti, siamo lì. Apro e chiudo, gomito, apro, scusate, apro e chiudo le gomito, gomiti. Bello, ci piace. I gomiti. Le famose gambe, le gambe a gomito. Dai, continuiamo. Ok, da questa posizione mano faccio un salto in avanti e torno. Dai. Se mettete l'audio, non è un film porno, ma è Giuseppe Tutto il Mondo che si allena. Allora, gli ultimi esercizi ve li faccio fare da terra, perché comunque si possono fare anche da terra gli ultimi. Dicono che manzo, è tutto manzo tin, vera carne italiana. Ok, da terra ragazzi, andiamo da terra, primo esercizio. Allora, pronti? Ponte glutei inversi in questo caso, cioè non inversi, e il ponte glutei così, però sulle mani. Dai, spingiamo bene su quelle chiappe. Ok, piccola pausa. Allora, sempre sulle mani, questi sono un po' più tosti, questi da terra, quindi ci prenderemo 30 secondi. Adesso andiamo a fare il crunch, sempre sulle mani, alternato. Uno, ve lo ricorderete, ok? Questo. Vi do il via col gong, via. Ok, partiamo, Ari. Stiamo lì. Fino al fondo. Fino in fondo. Ok, pausa, mancano gli ultimi due. Dai che sono facili. O tre. O due, tre ne manca. Uno, due, tre. Tre ne manca. Allora, prima due, tre, possiamo già partire. Allora, lei in piedi, va avanti, va in questione plank, ritorno. Gli altri piedi. E vado giù, vai! Torni indietro! Mi aiuta anche nella flessibilità! Giù! 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 Ok, da questa posizione Cobra Kai, via! Quindi è uno e rilascio. Inspiro. Inspiro. E fuori. Inspiro. Inspiro. Fuori. Inspiro. Fuori. L'ultimo ragazzi, possiamo già andare, però l'ultimo non è, uno, due, guardate bene, uno, mano, due, uno, mano, due, vai, vai fino al gong, equilibrio. Ok,
non è mica finita, non è finita, però se siete arrivati fin qua avete già un po' di ore di reggio. Allora, mancano gli ultimi 12 minuti, riprendiamo con il giro, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Sicuramente non riusciremo a fare tutti tutti, però la buona parte riusciremo a fare, ok? Allora, 30 secondi e ripartiamo. Come sta andando, ragazzi? Li vedo affaticati. Affaticati? Sì. Allora, facciamo così. Vi do un po' più di pausa, così riuscite a scrivermi, a condividermi come sta andando per voi oggi. Se non vi aspettavate un evento del genere, se riuscite più di altro o non riuscite. Questo mi interessa. Dai, allora, 30 secondi da adesso e partiamo. Pronti, ragazzi? State lì. Più che altro, resistenza. È qua che vi voglio vedere. Nel resistere. Mario sta itano sang, ma non molla, nel senso che è tosta. Non molli, grande Mario. 10 secondi. Pronti? Dicono che brucia. Brucia, brucia, brucia. Vai, andiamo. Thank you.
ci prendiamo. Quale voglio vedere? Per questi addominali, come state messi? Solo braccia,
grande e via. Le spalle che mi bruciano. Senti la presa originale, apro.